acquerelli? Ti svelo i miei 6 preferiti. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi un video bellissimo, vi faccio vedere quali sono i miei 6 acquerelli preferiti, quelli che prendo più spesso, che utilizzo più volentieri e che performano con la mia mano meglio. Prima però devo fare delle premesse, l'ho appena detto, con la mia mano performano meglio questi acquerelli e soprattutto sono quelli che io trovo più comodi per una serie di motivi che adesso andrò ad utilizzare. Se tu ne conosci di migliori o pensi che io debba provarne di più buoni, fammelo sapere lasciando un commento qui sotto e io mi attiverò per cercare di provarli. Ho cercato di differenziare le tipologie di acquerelli per coprire tutte le mie esigenze e noterai dei grandi assenti che magari ti spiegherò a fine video. Adesso cominciamo con la graduatoria dal più distante al podio. E allora al sesto posto troviamo degli acquerelli molto settoriali della Coliro, gli acquerelli metallici, i metallici selezione dorata. Oddio, della Coliro mi piacciono tutti, anche le altre selezioni cromatiche, ma credo che questa selezione sia quella più azzeccata per completare qualunque collezione di acquerello. Risolve in una sola piccola palette tutto il problema delle coloriture, dall'argento al bianco perlato al dorato più ricco, che piazzo al sesto posto e non prima per due ragioni. La prima è il fatto che hanno un pack totalmente plastico e molto molto elementare, diciamo così. La seconda è che sono di difficile reperibilità e quindi non alla portata di tutti, ma guardate il rilascio colore, sono veramente splendidi. Il costo è eccessivo, motivo per cui li metto in sesta posizione. È comunque una palette da possedere se siete degli acquerellisti, perché tocca delle gamme colori che possono essere molto molto utili. Trovate la recensione in descrizione e il link nel box informazioni. Per il resto funzionano benissimo e mi piacciono moltissimo, completano quella che è la mia collezione e quindi si meritano un posto in questa classifica. Andiamo al sesto posto. Quinto posto troviamo dei grandi low cost, gli acquerelli della Crelando, comprati alla Lidl per pochissimi euro, come dice la pubblicità. Sono degli acquerelli in tubetti enormi con una coloritura veramente performante. Una confezione di queste io credo duri a vita. Io non ho solo questi, quindi vado bazzicando da questi e quelli, però devo dire che questi acquerelli sono veramente belli. 24 tuboni che potete facilmente ridurre a godet spremendoli nelle ciotoline, nei vani dei godet, e facendoli essiccare all'aria e poi facendoli rinvenire semplicemente con dell'acqua. Accaparrateveli perché sono veramente fenomenali. Vengono venduti in confezioni da 24 colori in tubettoni enormi ad un prezzo veramente ridicolo. Ottimo colore, ottimo anche il pack, i tubetti sono metallici, sebbene il pack è quasi tutto plastico tranne la vaschetta interna. Eccoli qua, tutti quanti insieme, veramente veramente molto molto belli e vividi. Li inserisco solo proprio per questo, perché sono molto grandi, quindi hanno una quantità di colore enorme a un prezzo veramente bassissimo e possono essere trasformati in godet facilmente, quindi trasportati anche in maniera più pratica, magari trasponendoli in una palettina piccola come questa che possa accogliere tutti i colori che ci servono.
ottima performance su carta, una selezione cromatica molto ampia, il packaging metallico mi piace tantissimo, solamente il tappino è plastico, tutta la confezione è cartonata, mi piace veramente molto. È un prodotto che accontenta sia i principianti che anche quelli che hanno già qualche velleità da pittore, e quindi promossissimi, rientrano a pieni voti all'interno dei miei preferiti al quinto posto. Al quarto posto troviamo altri acquerelli in tubetto, sono quelli della Pentel, i colori più squillanti e sfacciati che io abbia mai provato, super concentrati in tubetti piccolissimi, un prezzo piccolo piccolo per una grande qualità. L'unica cosa che non mi piace è il pack totalmente in plastica, ma mi piace molto il contenuto. Con la sua praticità di tubetti minuscoli, facilmente tascabili e soprattutto con la vivacità del colore, sono una varietà, anche questi sono 24 mini tubetti ma con una concentrazione di colore pazzesca. Anche qua prendo il rosso e vi faccio vedere il potere di coloritura di questo rosso. Wow, veramente pazzesco, guardate che rosso sangue incredibile, tutti i colori sono così vividi, accesi, trovate la recensione nell'info box, prezzo minuscolo, gamma colori enorme, mi piace il pack cartonato, peccato che i tubetti siano tutti in plastica, questo non mi piace tanto, proprio per questo e solo per questo li metto al quarto posto, perché sennò sarebbero stati molto più in alto. E anche questi possono essere trasferiti in palette e trasformati in godè per una facilità di trasporto, anche se devo dire che io utilizzandoli a casa mi trovo benissimo con i tubettini, mi piacciono molto, sono facili da reperire, ce le hanno molte cartolerie, si trovano facilmente online e hanno un giusto rapporto qualità prezzo con una trasparenza e brillantezza di colore veramente esagerata. Se stai cercando un acquerello che performi alla grande con un prezzo piccolo, questo è il prodotto che fa per te. Al terzo posto troviamo un prodotto americano di Primacolor, The Classic, la palette dei classici ad acquerello. Questa palettina mi piace tantissimo, un pack interamente metallico, solamente le vaschette dei godè sono in plastica, la vaschettina è comodissima perché è tutta scomponibile, quindi questo vano può essere usato totalmente per le miscellanee con l'acqua e qui ci sono i godè che sono anche intercambiabili. La marca Primacolor mi piace molto perché ha dei godè con dei colori molto intensi e nella sua classicità anche molto moderni, quindi sono dei toni freschi e trasparenti, colori anch'essi molto vividi e brillanti, vi faccio vedere, è molto voilà, guardate, intensi e pieni, colori veramente belli, molto classici. E la cosa degli acquerelli Primacolor che mi piace è che vengono divisi per tematiche, ce n'è una per i propri gusti e questa cosa mi piace moltissimo. Si comprano solo su Amazon, la distribuzione in Italia è molto scarsa, ma vale la pena provarli perché sono veramente ultra pigmentati. Guardate qui, vi sto facendo vedere i Classic perché tra tutti i loro prodotti sono quelli che sono più affini al mio modo di dipingere, però sono bellissime le collezioni settoriali come i verdi tropicali, i marini, sono tutti dei toni, delle selezioni colori che possono fare al caso di chi vuole fare uno studio settoriale. Bellissimo colore, bellissimo pack, terzo posto perché sono difficilini da trovare in Italia, io li ho trovati soltanto tramite internet. Il prezzo è altino, non è un prezzo bassissimo, neanche altissimo, non è un low cost per intenderci, è un giusto prezzo per la qualità che offre, quindi terzo posto, podio per questo piccolo grande tesoro di colore.
secondo posto una mega palettona, anche questa tutta metallica, robustissima e indistruttibile. Una, la vedete sporca perché forse è quella che utilizzo di più, quasi quotidianamente. Al secondo posto arriva l'Italia, finalmente. La metto al secondo posto, ragazzi, perché forse non si trova più in giro, ma è comunque una palette che ha fatto storia, è una palette che meriterebbe il primo posto. La metto al secondo solamente perché la Ferrario non esiste più e sono appunto i miei usatissimi ed amatissimi acquerelli della Ferrario. Una palette stracolma di bellissimi colori, con delle colorazioni super vivide e trasparenti e brillanti soprattutto. La cosa che mi piace di questa palette, il pack metallico. Questa palette è vecchissima ma si mantiene benissimo, facilissima da pulire, e tutti i colori sono super brillanti e super performanti. Un costo medio che consente a tutti di comprare una palette per la vita, veramente, perché di questa ne compri una ogni 10 anni se sei un acquerellista medio, diciamo così, di media foga. Fantastica, un pregio italiano che purtroppo non siamo riusciti a conservare perché l'azienda, ahimè, è stata venduta ad altri italiani, ma questa palette forse in vendita non c'è più. Non so esattamente come potreste trovarla, magari mi informo e se trovo risposta ve lo lascio scritto in info box. 24 godet maxi, anzi godet pieni, non mezzi godet, una palettina enorme, anche questa facilissima da estrarre, quindi questa si trasforma in una super maxi vaschetta tutta metallica. Da un po' di tempo sto molto attenta al pack, è super resistente, con dei colori brillanti, squillanti, trasparenti, diluibili, utilizzabili anche in maniera più densa, rimangono comunque trasparenti senza residui, bellissimi colori. E della Ferrario questa meraviglia, unico problema, forse non si trova più in commercio. Se doveste trovarla come fondo di magazzino in qualche negozio di belle arti, accaparratevela, è veramente un tesoro inestimabile. La metto al secondo posto soltanto perché è difficile da trovare, essendo la Ferrario forse scomparsa come azienda di belle arti. Non l'ho ben capita questa cosa, è stata assimilata credo dalla Maimeri, però non ho capito se continuano a produrre i prodotti a marchio Ferrario. Bene, questa è meravigliosa, se ci fosse stata sicuramente ancora in commercio l'avrei messa al primo posto. Un brand italiano che ha creato un'eccellenza per quanto concerne vari tipi di colori, tra cui gli acquerelli. E al primo posto, rullo di tamburi, gli acquerelli che amo maggiormente sono, voilà, non sono degli acquerelli, incredibile ma vero, sono delle matite acquerellabili, le Acqua Color della Stabilo. E voi direte: ombretta, ma come, in un video per acquerelli metti le matite acquerellabili? Sì ragazzi, perché con un prodotto me ne porto a casa tre. Mi porto delle matite a secco grasse e performanti, mi porto delle matite acquerellabili che posso usare con una tecnica mista, e mi porto degli acquerelli. Come faccio a trasformarli in acquerelli? Vi lascio il video qui, anche perché danno la possibilità di essere trasformati in una palette colori per dipingere in maniera super soddisfacente. Eccoci qua. Questo è il mio podio, costano pochissimo e performano all'infinito. Bene, questa è la mia
top 6, i 6 acquerelli preferiti. Avrai notato dei grandissimi, grandissimi assenti. Ne ho eliminati alcuni per il prezzo troppo alto, altri per la difficoltà di utilizzo, che a me magari piacciono. Quando vedete usarmeli nel video, vi dico sempre che sono dei bellissimi acquerelli, ma che sinceramente impegnano un po' di più. Anche per me, quando devo usarli, devo stare anche un po' più attenta a dosarli, o effettivamente riconosco che hanno un prezzo esagerato, e non per i più, ma per pochi eletti, diciamo così. Se pensi che io debba provare altri acquerelli fantastici che non ho menzionato, scrivimi qua sotto quelli che vuoi suggerirmi. Se invece ti piacciono gli acquerelli che ho menzionato, dimmi quali preferisci e perché. Sono curiosissima di sapere le vostre preferenze e di conoscere quelle che sono le vostre esigenze di acquerellisti. Vi ricordo sempre che l'acquerello in tubetto ha la doppia possibilità di essere lasciato sia in tubetto che essere spremuto in una vaschetta da godè, e fatto essiccare all'aria diventa un godè secco come quelli che trovate in palette come questa. Quindi quando vedete gli acquerelli in tubetto, non pensate a che scomodi, ma pensateli a posteriori. Guardate sempre alla qualità dell'acquerello e non al loro packaging, perché il packaging da tubetto può diventare sicuramente un godè. Bene, se questo video vi è piaciuto, acquerellatemi un bel pollice in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook e soprattutto venitemi a trovare su tutti i social, Instagram, Facebook. Vi aspetto in tutti come Arte per Te, pennello bianco su fondo rosso. Ma vi aspetto soprattutto e sempre qua per il prossimo video, quindi attiva la campanella così non te lo perdi di sicuro. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ci vediamo la prossima volta. Ciao!